Allora, stavamo dicendo, dobbiamo fare questo integrale, quindi cosa devo fare? Ma rette pari, quindi devo fare integrale tra x meno un mezzo e x più un mezzo, il fi di x meno di x. Ok? Quindi io devo fare l'integrale di questa funzione qua, la rifaccio qua, questa è la fi di x. X meno 1 poi devo fare l'integrale fisso un punto x, devo fare l'integrale tra x meno un mezzo e x più un mezzo, x meno un mezzo e x più un mezzo. Ok, questo è circa la metà di questo. Quando farà questo integrale? Fa 0 quando? Fino a che questo intervallo tocca questo, x deve arrivare almeno 2,5, quindi fa 0 se x è minore di meno 2,5. Simmetricamente farà 0 se x è maggiore di meno 3,5. Poi se x è compreso tra meno 3,5 e meno 1, x è la media, no? Che succede? Beh, io devo fare l'integrale su questo pezzetto qua, su questo pezzetto qua, quindi devo parlare di questo triangolino qua. E quant'è questo triangolino? È la base, è questa, è x più un mezzo meno 1, cioè x meno un mezzo, x più un mezzo meno 1, sì, meno 1, x più un mezzo più 1 meno meno 1, quindi x più 3,5. Questo è x più un mezzo più 1. X è, per esempio, se viene meno 3,5 qua, arrivo qua e viene 0. Se viene meno 1, questo intervallino è lungo un mezzo, è un numero, è lungo un mezzo e quindi torna, quindi x più 3,5. L'altezza quant'è? È uguale alla base, e questo qua c'ha 45 gradi, quindi è x più 3,5 al quadrato di misura. Quindi qua abbiamo x più 3,5 al quadrato fratto 2. E questo fino a quando funziona? Funziona fino a che x non vale meno un mezzo. Quindi questo 6x è compreso tra meno 3,5 e meno un mezzo. Quando x arriva a meno un mezzo, che succede? Che l'intervallino su cui devo integrare è questo qua. Quindi effettivamente io ho 1 per 1 diviso 2 e fa infatti viene mezzo. Ok? Adesso che cosa succede appena passo appresso? Appena passo appresso, stavolta non è più così, perché io devo integrare su un intervallino che è lungo 1 e il centro è sempre x. Però stavolta diciamo, io ho due trapezzi, non ho più un triangolo di cui fare l'area. Quindi fino a che x, cioè se per x compreso tra meno un mezzo e più un mezzo, io devo fare l'area di 2 tra trapezzi. Ok. Allora, quanto sono lunghi questi trapezzi? Adesso faccio una figura, la rifaccio un po' a testa così non dà fastidio, e la rifaccio noi. Allora, qua
Diciamo per esempio x sta qua. Ma qua sta x. Qua c'è x meno un mezzo. E qua c'è x più un mezzo. Ok? E qua c'è x meno un mezzo. Allora, questa base quanto è lunga? È lunga un mezzo più x. Quindi, qual è l'area di questo trapezio qua? L'area di questo trapezio qua è un mezzo, che è l'area di un triangolo, meno l'area di questo triangolo qua. Questo triangolo qua quanto era lungo? Aveva area 1 meno questo punto, quindi un mezzo meno x al quadrato diviso 2, quindi 2, qua c'avete meno x quadro, poi qua il doppio prodotto è meno x con meno davanti fa più x più quest'area di questo trapezio qua. L'altro trapezio invece, quanto è lungo? È un mezzo, cioè che area ha? L'altro trapezio è questo qua, che area un mezzo, meno, stavolta devo fare questo meno questo, che fa 3 mezzi meno x al quadrato fratto 2. Quindi quanto fa quest'altra area? Fa sempre 2, poi fa meno x quadro, poi c'è meno 3 con meno davanti diventa più 3x più 1. E adesso devo fare la somma. Quindi qua mi viene meno x quadro perché meno x quadro mezzi, meno x quadro mezzi fa meno x quadro, poi più 2x, perché più 3x più poi x diviso 2 fa più 2x, più mezzo fa più 1, e questo dovrebbe essere vero se x è compreso tra, se il valore assoluto di x è meno uguale di 1 mezzo. Quando andiamo dall'altra parte, quando andiamo oltre un mezzo, che succede? Quando arrivo a un mezzo, c'ho l'area di questo triangolo, quando arrivo oltre un mezzo x, devo fare l'area del triangolo fino a x meno un mezzo, devo fare l'area di questo triangolo qua, quindi devo fare 1 meno, quindi devo fare la stessa cosa di, no, devo fare 3 mezzi meno x al quadrato, perché la base è 1 meno x meno un mezzo, quindi 3 mezzi meno x al quadrato diviso 2, questo se x è compreso tra un mezzo e 3 mezzi, e poi 0, poi 0 se x maggiore 3 mezzi. Qua ci potete mettere minore uguale da tutte le parti, tanto nei punti di raccordo l'area deve essere uguale. Vediamo un po' se abbiamo fatto bene. Se abbiamo fatto bene, i conti devono essere. Allora vediamo, questa qua, fino a 3 mezzi, fino a meno 3 mezzi vale 0. Poi c'è un arco di parabola. Questo arco di parabola a meno 3 mezzi quanto vale? 0, perché meno 3 mezzi più 3 mezzi fa 0, 0 al quadrato diviso 2 fa 0. A meno un mezzo quanto fa? Un mezzo. Ok? Quindi
la mia funzione fino a meno un mezzo segue questo arco di parabola. Questa parabola è la tangente qua, cioè la tangente orizzontale, perché questa è x più 3 mezzi, è proprio centrata in meno 3 mezzi, no? Questa è una parabola che ha la tangente orizzontale qua, che vale 0, e quando arrivo a meno un mezzo, vale un mezzo. Ok? Poi adesso andiamo a fare questa funzione qua. A meno un mezzo, questa funzione qua quando mi fa meno un mezzo per 2 fa meno 1 più 1 fa 0 più un mezzo più fa meno un quarto, non va bene. No, aspetta, allora a 1 meno scusate, il quadrato di questo mi sono dimenticato di alle 4 alle 4 qua più un quarto qua, quindi 9 quarti più un quarto fa 10 quarti diviso fa 5 mezzi. Allora qua fa meno un quarto, perché qua era meno. Allora x quadro più 3x, però attenzione, questo era vero sui negativi, quindi questo sarà vediamo un po'. Allora devo rifare la figura di me. Allora io qua c'avevo x, qua c'avevo x meno un mezzo, qua c'ho x e qua c'ho x più un mezzo. Allora qua devo fare 1 meno un mezzo più x fa un mezzo meno x, quindi devo fare questo per questo diviso 2 e devo fare l'area di tutto quel triangolo meno quello là, quindi 1 meno un mezzo meno x quadro qua, quindi 1 più x meno x quadro quarti meno un quarto quarti, quindi qua viene 3 quarti, ok? Poi dall'altra parte devo fare questo, il punto x meno un mezzo, quindi qua non devo fare, sì, devo fare un mezzo meno non devo fare questo meno questo, ma devo fare questo meno questo, quindi qua è sbagliato, devo fare che questo meno questo fa 3 mezzi meno x al quadrato diviso 2. Ecco. Però allora x è negativo. X questo è meno 1, quindi quando vado a fare meno 1, meno 1 meno questo, quindi qua viene un mezzo, quindi viene la stessa cosa di là, quindi raddoppiandolo, quindi qua mi viene
questo qua basta che lo moltiplico per 2, quindi deve fare 3 quarti. Allora, questo qua deve fare 3 quarti più x meno x quarto. Questo se x è compreso tra meno un mezzo e 0. Adesso andiamo a vedere quanto viene x compreso tra 0 e mezzo. Andiamo a vedere, a meno un mezzo questo faceva un mezzo, vediamo un po', a meno un mezzo qua mi viene 3 quarti a meno un mezzo allora 3 quarti più x meno x quarti a un mezzo, a meno un mezzo varrebbe 0 e non si trova. Una parentesi allora qua c'avevo meno 1, sì, perché questo qua meno 1 più mezzo, meno un mezzo, meno un mezzo, quindi 2, quindi qua c'hai sempre 3 quarti, però stavolta c'hai, sì, così stavolta c'hai meno x meno x quarti, sì, perché stavolta invece sommando la x se ne va e rimane questa. Allora sì, questo è pari, allora effettivamente questo è per x. Adesso torna, perché quando tu stai a meno un mezzo questo vale un mezzo, poi la funzione è pari, perché è pari? Perché quando arrivi a dall'altra parte si scambiano i due trapezzi, quindi in realtà la funzione è pari. E poi qua hai che la funzione è pari da quest'altra parte, quindi diciamo questa, però attenzione, è una funzione pari, questo pezzo qua è pari, questo pezzo qua, però non lo vedi, al quale lo devi scrivere in maniera cioè puoi scrivere 3 mezzi più il valore assoluto, meno il valore assoluto di x, quindi tu puoi scrivere anche così. E questa qui è la funzione che vale 0, allora 0 se il valore assoluto di x è maggiore o uguale di 3 mezzi, poi vale 3 mezzi meno il valore assoluto di x al quadrato mezzi se il valore assoluto di x è compreso tra un mezzo e i 3 mezzi, poi vale 3 quarti meno x quadro se il valore assoluto di x è meno o uguale a 3. Quindi alla fine questa funzione è qua. Allora, adesso si vede molto meglio, sia che è pari, si vede anche che la funzione è c1. Prima era solo continua, ricordate? La tenda. Adesso se ci fate caso, questi sono archi di parabola, però sono archi di parabola che non solo si congiungono con continuità, ma c'è anche la derivata uguale a destra e a sinistra, perché allora facciamo sui positivi che è più facile ovviamente. Allora nel punto un mezzo questa vale 3 quarti meno 4 che fa un mezzo, questa vale 3 mezzi meno un mezzo che fa 1 al quadrato diviso 2 fa un mezzo. Andiamo a fare la derivata, la derivata di questo fa meno 2x, quindi fa meno 1 nel punto un mezzo. La derivata di questo fa 2 e 3 mezzi meno x mezzi con meno davanti,
perché quella è 3 mezzi meno x quadrato, questa parte. La squadra è 3 mezzi meno x al quadrato. Per i positivi. Quindi adesso quando ci vado a mettere un mezzo, 3 mezzi meno un mezzo fa 1, 2 per 2 fa 1, quindi fa meno 1 come faceva meno 1 qui. Quindi vedete che coincidono sia il valore della funzione sia il valore della derivata. Quando arrivo qua, diciamo questa funzione vale 0 e da destra sia la funzione che la derivata valgono 0, a sinistra nel punto 3 mezzi, questa derivata quanto vale? 3 mezzi meno 3 mezzi fa 0. E quindi vedete che anche qua quest'arco di parabola quando arriva qua ci arriva con la tangente di 0. Una funzione del genere si chiama spline, fatta con ma non esistono metodi più semplici per calcolare la convoluzione, perché effettivamente abbiamo fatto la convoluzione di due funzioni è pure abbastanza semplici, viene una spline, quindi comunque cioè allora sicuramente come ho fatto io non è il metodo più rapido, però tu alla fine sempre tre definizioni devi avere. Quindi più semplice di quel c'è. Potevo fare delle osservazioni per cui la funzione era pari. Quindi essendo la funzione pari, andavo, invece di farlo muovere da sinistra, facevo muovere da destra e veniva tutto un po' più facile, perché là mi sono bruciato varie volte per il fatto di sì. Però, sempre nel momento che tu sai che è pari, a destra cioè devi fare questo, poi devi fare questo e poi devi fare questo. Poi quando arrivi a sinistra dici vabbè se è pari, qua è x, qua è pari, qua è x, ci metto valore x, valore su x. Questo potevo semplificare, invece di metterci un quarto d'ora ci mettiamo 5 minuti. Ma meno di quello no? Adesso secondo voi se vado a fare di nuovo la convoluzione con una retta, che verrà? Cioè, vediamo se avete capito. Vediamo se avete capito. Che succederà? Allora, al supporto che succede? Allora, il supporto della prima era meno un mezzo e un mezzo. Quando ho fatto rect e convoluto con rect, meno 1, 1. Adesso, supponete che facevo la rect con una funzione caratteristica di un intervallo a b. Quella l'avete fatta pure, no? Se io faccio la rect con la funzione, se facciamo rect funzione caratteristica rect star i di a b, calcolo la b. Supponiamo che a b, b meno a sia maggiore di 1, perché se è minore di 1 pure vero, ma si dice la cosa. Comunque, se b meno a maggiore di 1, come funziona? Funziona, questa era la funzione iniziale, questa era la funzione iniziale. Quando vado a fare la rect, cosa mi viene? Che quando sto a meno un mezzo, da meno un mezzo, da questo da a meno un mezzo ad a più un mezzo, questo rettangolo diventa un triangolo. E qua invece da b meno un mezzo a b più un mezzo scende simmetricamente, quindi questo diventa un doppio. Ok? Adesso sì, se vado a fare la convoluzione di questo traverso con la rete, che succede? Che fino ad a meno 1 c'ho 0, poi fino a qua, da a più 1 a b meno 1 ci avrò sempre 1, perché e qua in mezzo ci avrò due archi di parabola che si devono, cioè due archi di parabola sì, che si devono partire orizzontale da qua fino a che a un certo punto c'hanno la stessa tangente e lo stesso valore. Chiaro. Quindi farà così. Poi ci sarà un pezzo piatto e poi farà così dall'altra parte. Allora, come vedi,
tu ci devi avere un arco di parabola qua, un arco di parabola qua, un pezzo piatto, un arco di parabola, un arco di parabola. Però cosa succede ai supporti? Beh, ogni volta che io faccio la convoluzione con una rect, il supporto aumenta di un mezzo di qua, un mezzo di là. Cioè, se stavamo in Rn, io c'avevo una funzione a supporto compatto, f, il supporto della f era questo. Quando vado a fare la convoluzione con un modificatore che ha supporto alla sfera di raggio 1, dopo che ho fatto la convoluzione, anche i valori piccoli, ma che cosa mi andranno a fare? Il supporto si estenderà a coprire tutti i punti che distano da questo insieme meno di 1. Perché se un punto dista da questo insieme meno di 1, quando vado a fare la sfera di raggio 1, ci sta l'intersezione, magari ci sta un derivato positivo. Mettiamo la funzione f era positiva per tutti. È chiaro, era la funzione caratteristica di quell'insieme. Quindi io ho che il supporto ogni volta si espande se c'erano tutti e due supporto compatto. Però di quando si espande? Non più di uno. Se il supporto della G era di raggio 1. È chiaro? Quindi qua, in questo caso, il supporto era di raggio un mezzo, quello della rete, quindi ogni volta si espandeva di un mezzo, perché era da meno un mezzo a un mezzo, raggio un mezzo. Se avessi preso una rete dove arriva un da meno 1 a 1, sarebbe in meno da 1. Sarebbe esteso ogni volta di 1. Ok, quindi quella prima cosa, i supporti si espandono un po'. Poi ovviamente se il supporto era già tutto R, rimaneva R. Però se era compatto, s'allarga. E poi cosa, secondo voi, se adesso vado a fare l'integrale di questa funzione qua, quando mi fa? Allora, qua quanto mi fa l'integrale? Qua mi fa da me, l'integrale di x quadro da 0 a un mezzo mi fa x cubo terzi, no? Quindi un 24esimo. Allora facciamo. Allora, integrale facciamo da 0 a un mezzo di 3 quarti meno x quadro, questo fa 3 quarti per un mezzo fa 3 ottavi meno un 24esimo, 3 sono 9 24esimi fa un terzo, ok? Questo integrale qua fa un terzo. Adesso devo fare l'integrale da un mezzo a 3 meno di un mezzo e 3 mezzi meno x al quadrato di x, questo è uguale a un mezzo, 3 mezzi meno x lo chiamo t, che fa integrare da 0 di 1 di t quadro in d, e questo fa 1/6, questo integrale fa un terzo per un mezzo, un sesto. Adesso ho un terzo più un sesto che fa un mezzo per 2 fa 1. Perché è rimasto sempre uguale a 1? Se tu partivi da una funzione che era positiva e che ci aveva integrale 1, tu che stai a fare? Stai a fare le medie. Ma tu quando fai l'integrale, che è? Se di alla fine è come fosse la media, quindi la media delle medie fa la media di prima.
cioè non può cambiare in realtà. Ok? Cioè, se le due funzioni sono positive tutte e due, se le due funzioni sono positive tutte e due, quel valore assoluto che ci stava quando abbiamo visto che f convoluto con g era minore o uguale dell'integrale della norma di f alla norma g, non ci stava. Quindi il minore uguale non c'era e là c'era l'uguale. Ve lo ricordate quando abbiamo dimostrato che la norma di fg era minore uguale di norma di f convoluto con g? Se volete lo rifaccio, sta sul video lezione, potete andare di qualche parte. Era minore uguale di norma f e norma g. A un certo punto io ho detto, ci ho messo il valore assoluto, questo valore assoluto ce lo devo mettere? No, perché tanto non serve, sono positivo. E anche non devo portare nessun valore assoluto da fuori a dentro, perché è positivo sia fuori che dentro. E quindi non scatta un minore uguale. Chiaro? Ma è uguale. Quindi se tu prendi un moltiplicatore positivo e parti da una funzione positiva, la norma L1 rimane uguale prima e dopo la convoluzione. Questo è. Questo è quanto. Ok? Ok. Allora facciamo un piccolo riepilogo. Ci vorrà ancora una settimana per chiudere almeno la teoria. Le ultime due settimane facciamo solo esercizi. Perché è meglio fare lentamente le cose, però farle bene, che almeno poi le usate negli altri corsi. Quindi. Allora, prodotti di convoluzione. Abbiamo definito questo prodotto di convoluzione. Quando si può fare, sorprendentemente, non servono grandi ipotesi, basta che F e G siano L1. Anzi, se una delle due ha supporto compatto, basta pure che l'altra sia L1. Si dice lock, cioè su ogni limitante. Ma se no basta anche f e g. Anzi, sappiamo pure che il prodotto di convoluzione di f con g, la norma L1 è meno uguale al prodotto L1 delle norme. Anzi, facendo i ragionamenti abbiamo visto che se una delle due è regolare, il prodotto di convoluzione è almeno tanto regolare quanto quella. Anzi, tendenzialmente il prodotto di convoluzione con qualunque cosa lo fai aumenta la regolarità. Visto anche con la rete, dalla rete star rete è più regolare. Questo poi è frutto di un altro fatto, che le traslazioni sono continue rispetto alla norma L1, ma questo è un altro teorema che non faremo più. Poi abbiamo fatto questo esempio giusto per far vedere, però diciamo la convoluzione, il risultato della convoluzione è diciamo, non è che ci sta una formula particolarmente semplice per regolarlo, perché tu vedi che se io faccio per esempio la rect, star rect, star rect, star, una funzione caratteristica di AB, comunque le definizioni sono 4-5, cioè più convoluzioni fai più casi c'hai. Per esempio, anche in questo caso dove puoi fare tutti i conti, se tu fai allora se fai rect, star rect ottieni la funzione tempo. Se fai rect, star rect, star rect due volte ottieni una spline di curve, diciamo, di parabole di polinomi di grado 2. Poi otterrai una spline di polinomi di grado 3. E così via. E mano a mano i casi aumentano. Perché tu per andare da 0, salire fino a una costante così e tornare a 0, mantenendo l'area uguale a 1, mantenendo tutte le condizioni di raccordo di classe CK, la seconda K qual è? Insomma, la funzione tenda è C0, la spline è C1, la spline di grado 3 è C2 e così via, e tu devi fare più casi, ti servono più raccordi, ok? E quindi mano a mano le cose si complicano, non è che però rappezzando variamente si riesce a fare. Se tu fai un direttamente un convoluzione, poi abbiamo osservato che se una funzione è positiva
e fai il prodotto di convoluzione con un'altra funzione positiva di norma L1 uguale a 1, la norma è, o fai, diciamo, F e G sono due funzioni positive di norma F e norma G nell'L1, e il prodotto di convoluzione che norma dà? Norma F e norma G, semplice, basta. Quindi se la norma di G è L1, se l'integrale di G faceva 1, se era una densità di probabilità, automaticamente quella, la F, era una, insomma, sto dicendo che il prodotto di convoluzione di due densità di probabilità è una densità di probabilità, per esempio, questo è la stessa cosa, okay. E poi che quando faccio il prodotto di convoluzione, il prodotto di convoluzione abbiamo visto che è commutativo, abbiamo visto che è associativo, abbiamo quasi finito col prodotto di convoluzione. Stiamo verificando un altro paio di cose che però facciamo adesso. Bene.